Buongiorno a tutti. Ho deciso di fare un piccolo video di presentazione, anche perché la precedente presentazione, era in realtà stata adattata, perché in origine era un video che ho utilizzato durante la prima lezione, nei miei corsi di docente di, scuola secondaria e primaria. Quindi io mi presento. Mi chiamo Giovanni Vannucchi, sono un insegnante appunto di scuola secondaria di primo grado, la vecchia scuola media. Lavoro in un bel paesino della provincia di Cuneo, che si chiama Poca Paglia. Non sono originario di questa zona, perché in realtà, come si capisce dal mio accento, provengo dalla Toscana e da Siena in particolare. Sì, per essere precisi, della contrada della Chioggia. E sono qui su YouTube con il mio canale ormai da quasi 2 anni, perché ho deciso di capovolgere la mia didattica e utilizzare sempre di più, affiancandoli alla didattica, per così dire, tradizionale, anche una serie di metodologie basate sull'uso delle tecnologie audiovisive, quindi quelle moderne. Quindi in questo canale potete vedere tutta la mia didattica digitalizzata e anche i miei streaming. Ho iniziato a fare gli streaming l'anno scorso con delle lezioni così estemporanee in cui approfondivo un argomento. Quest'anno ho deciso di far diventare questo un appuntamento una volta ogni 2 settimane. Dal titolo Il prof legge, in cui ho letto e leggerò, leggo ancora, ho appena finito di leggere, una serie di brani tratti dalla letteratura, in questo caso quest'anno del 5, 6, 7, 800, in modo da accompagnare i miei studenti allo studio e anche all'amore della letteratura, non solo italiana, ma anche mondiale. Ho iniziato questa avventura su YouTube con l'idea di raggiungere principalmente i miei allievi, quindi pensavo 48 persone, magari anche i loro genitori, quindi pensavo di potermi attestare su centinaio di persone se consideravo anche qualche collega curioso. Con una certa sorpresa mi rendo conto di avere 200 e passa abbonati al canale, che appunto per la maggior parte sono persone che non conosco e che io ringrazio, perché sinceramente non credevo che le mie lezioni potessero risultare interessanti a qualcuno e non è obbligato a vederle come invece lo sono i miei allievi. Ho avuto in questi 2 anni un discreto numero di persone che mi hanno ringraziato per il lavoro che faccio. Devo dire che sinceramente la principale motivazione per cui faccio questo lavoro è aiutare le persone. Ci sono mestieri che aiutano in maniera ben più essenziale. Io nel mio piccolo, non essendo medico, non avendo forse nemmeno il fegato per fare il soccorritore o cose del genere, cerco di aiutare i ragazzi a trovare, no, non trovare la loro strada, perché quella non esiste, se la costruiscono. Ecco, magari a costruirsi la propria strada, ma come dico spesso, a esprimere tutto ciò che hanno, a diventare se stessi, a tirare fuori tutto. Molto spesso si parla di educatore come colui che educa, cioè tira fuori. A me piace tanto invece un particolare modo di leggere la parola insegnante, come colui che mostra, che insegna, come si dice in Toscana. Guarda, te lo insegno, cioè te lo mostro, te lo faccio vedere. E te lo faccio vedere nel senso che ti faccio vedere come si possono fare le cose, ti mostro la molteplicità delle strade che ti si paiono davanti. E in maniera molto umile ti mostro quello che sono io,
con errori e con qualche anche qualità, cercando di farti appassionare non tanto alla mia materia, che per amor del cielo, ma farti appassionare alla passione, farti appassionare ad avere passione in quello che fai, darti la voglia di essere sempre appassionato. Io ci provo, ho ricevuto qualche ringraziamento, ho ricevuto anche qualche offesa, ci sta. Non mi piace, non è educato, però mettendosi in pubblico davanti a tutti ci sta. Quindi un sorriso a chi sbeffeggia, un grazie a chi apprezza. Io comunque continuo perché mi piace molto, credo che in questa maniera la mia didattica si sia valorizzata di un qualcosa che magari prima non aveva. I miei studenti hanno me nel loro telefonino da potermi guardare tutte le volte o sentire tutte le volte che vogliono. Non è possibile dire che la spiegazione non l'hanno sentita perché è lì. Io vi ringrazio di nuovo. Se volete, se vorrete iscrivervi a questo canale e continuare a seguirmi, questo è quello che faccio e spero di continuare a suscitare il vostro interesse. Grazie a tutti ancora. Arrivederci.